Live Social. Benvenuti cari amici di Radio News 24 Live Social. Oggi con noi abbiamo Luca Basta, istruttore di kickboxing e personal trainer sportivo. Ci racconterà un pochettino la storia della sua attività e dei consigli per allenarsi a casa in questo preciso momento. Luca, benvenuto ai microfoni di Radio News 24 e Live Social. Sì, a voi praticamente molte grazie. Allora, benvenuto ai nostri microfoni. Stavo dicendo che sei un istruttore di kickboxing e un personal trainer. Ti volevo chiedere un pochettino che consigli ci puoi dare per chi è a casa in questo momento per allenarsi. Allora, in questo momento alla fine c'è nessuno c'ha magari a casa un attrezzo particolare, quindi come se fosse praticamente roba tipo un sacco, praticamente un kettlebell o qualche coppia di pesetti, quindi poi alla fine basta anche quello che abbiamo a casa, quindi una praticamente sedia, esercizi se ne possono fare moltissimi, anche con praticamente un tavolo, un cuscino, cioè qualsiasi cosa che abbiamo a casa, e quindi anche praticamente roba tipo un sovraccarico, come può essere anche solo un sacco di mele, un sacco di patate, quindi comunque cose abbastanza semplici che abbiamo noi quasi sempre tutti a casa. Ok, ma quello che tu stai facendo in questo momento, visto che le palestre sono chiuse, stai allenando tramite, diciamo, siti web o pagine Facebook o ti sei fermato completamente? Sì, allora, io sto facendo lezione su praticamente Instagram live, il lunedì, mercoledì e venerdì alle 19 lì faccio una lezione che poi è sempre praticamente diversa, quindi vario perché a me piace fare una lezione sempre varia, o anche perché se no sono io praticamente il primo che si annoia proprio. Quelli uso principalmente esercizi che si possono fare in uno spazio abbastanza stretto, quindi anche o anche una sola stanza, e quasi tutti a corpo libero, e quindi oppure usando praticamente qualche sedia o qualche sovraccarico che abbiamo a casa. Quindi sì, una lezione praticamente molto semplice che possono fare anche quelli che non hanno mai fatto nessuna attività fisica, e quindi è così che si passa quell'ora un po' più sorridenti, e diciamo che si pensa di meno a tutto quello che c'è fuori ora in questo momento. Live Social.